Buongiorno, andremo a vedere in questo video l'ultima parte sulla nomenclatura degli alcani. In particolar modo analizzeremo il caso di un alcano che presenta due o più sostituenti diversi. Quindi, dopo aver visto il caso dell'alcano con un sostituente e l'alcano con due sostituenti uguali, abbiamo una situazione di questo tipo. Voi potete vedere il nostro alcano e vedete che abbiamo una catena in cui, a cui si lega uno e due sostituenti in uno schema così rappresentato. Quindi, come sempre, andremo ad applicare i tre step che ci permettono di dare il nome al nostro alcano. Il primo step, il solito, che troveremo anche in altri video relativi ad altri composti della chimica organica, è quello che ci chiede di individuare la catena di atomi di carbonio più lunga. Quindi andiamo a vedere la nostra catena. Guardando questo alcano ci viene subito da pensare che questa sarà la catena di atomi di carbonio più lunga, ma proviamo a vedere. Allora, contiamo, andiamo a numerare gli atomi di carbonio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Potremmo numerare sia da sinistra verso destra, anche da destra verso sinistra, sempre 7. Potremmo numerare considerando l'angolo, per cui potremmo fare 1, 2, 3, 4 e 5. Oppure, sempre considerando un angolo, potremmo numerare in questo modo: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Andiamo a vedere qual è la numerazione che ci permette di individuare la catena più lunga di atomi di carbonio. Beh, quella in verde, da 1 a 7. Quindi abbiamo una catena che è caratterizzata dalla presenza di 7 atomi di carbonio e così possiamo passare oltre il primo step. Una volta che abbiamo individuato qual è la catena più lunga di atomi di carbonio, quello che ci chiede invece il secondo step è di andare a numerare gli atomi della catena principale facendo in modo che i carboni con sostituenti abbiano i numeri più bassi possibili. Se andiamo a numerare la catena in questa direzione o andiamo a numerarla nella direzione inversa, comunque anche nella direzione inversa, supponiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, possiamo vedere che i due sostituenti, 1 e 2, si trovano, anzi, evidenziamoli così i nostri due sostituenti. Un sostituente e l'altro sostituente si trovano comunque sempre nella stessa posizione, cioè i sostituenti si trovano sul carbonio 4, per cui noi perdiamo per buona la nostra numerazione in verde da sinistra verso destra della catena di carbonio più lunga, ma potrebbe essere uguale anche quella da destra verso sinistra, perché in questo caso corrispondono esattamente. Andiamo quindi al terzo e ultimo step. Il terzo e ultimo step ci dice di individuare i radicali alchilici e la posizione del carbonio a cui sono legati. Eccoli qua i due radicali alchilici, posizione del carbonio, carbonio 4. Quali sono questi radicali alchilici? Allora ricordiamo sempre di andare a prendere la nostra tabella dei radicali alchilici che dovreste avere ormai imparato e avendola imparato, avendola memorizzata, ormai sarete in grado di dire che CH3 è il metile, mentre invece il gruppo CH2-CH3 è quello che corrisponde all'etile. Bene, ora che anche il passaggio, lo step 3, possiamo darlo per oltrepassato, andiamo a vedere qual è la sequenza che voi dovrete utilizzare per poter andare poi a dare il nome effettivamente al vostro alcano. È piuttosto lunga, però vi aiuterà soprattutto le prime volte. Poi, una volta che avete preso mano con la nomenclatura degli alcani, non vi servirà più questa sequenza perché lo farete in automatico. La sequenza vi serve le prime volte per prendere un po' l'abitudine a questo tipo di strategia. Quindi avremo la catena di carbonio più lunga, il sostituente, un primo sostituente, il numero del carbonio a cui è legato il sostituente, il secondo sostituente e l'altro numero del carbonio a cui è legato il sostituente. Ci fossero 3, 4 sostituenti, questa parte, numero sostituente, si ripete. Quindi partiamo e andiamo a dare il nome al nostro alcano. Qual è la catena di atomi di carbonio più lunga? Questa. Quanti atomi di carbonio? 7. Dobbiamo andare quindi a dare il nome a un composto, un alcano che abbia 7 atomi di carbonio. Ecco qui la nostra tabella, 7, il prefisso è hept, più il suffisso ano, nel nostro caso avremo l'eptano. Primo passaggio. Poi, qual è il sostituente?
legato. Allora, qui ci sono due o più sostituenti diversi. Attenzione, c'è un elemento che dovrete tenere in considerazione. Quando ci sono due sostituenti, voi dovrete indicarli ordinandoli in modo che il primo, da sinistra verso destra, sia quello che ha, diciamo, che viene prima in ordine alfabetico. Quindi, quali sono i nostri due sostituenti? I nostri due sostituenti sono il metile e l'etile. In ordine alfabetico viene prima l'etile con la E del metile con la M. Quindi andremo a mettere prima l'etile qua e poi il metile e lo metteremo qua. Quindi ecco qua l'etile col trattino e il sostituente, in questo caso attenzione, tutto attaccato senza trattino e quindi metil. Questo trattino non ci va. Okay? Ve lo segno così perché altrimenti veramente vi confondete. Bene, a questo punto dobbiamo mettere i numeri. Il numero del carbonio a cui è legato il sostituente metile, il 4, e quindi ecco qua mettiamo 4 col trattino, e l'etile sempre il 4, 4 col trattino. Unendo tutti gli elementi, vedete che il nostro composto prende il nome di 4-etil-4-metil-eptano.